Buongiorno signore consigliere, signori consiglieri, componenti della Giunta e della segreteria del Consiglio. Con la delibera 178, come già diceva il Vicepresidente, noi ci apprestiamo a riconoscere i debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 novembre al 31 dicembre 2017. Di ogni debito è stata determinata l'apposita scheda, le verifiche, quindi i dirigenti hanno trasmesso successivamente in sede di controllo tutta la documentazione necessaria. Come è noto, i debiti fuori bilancio rappresentano delle obbligazioni verso altri, verso terzi, per il pagamento di determinate somme che gravano sul nostro bilancio e che sono state assunte in assenza di una specifica previsione di legge o in esecuzione di un giudicato o per spese indifferibili senza sostenere le quali l'ente locale avrebbe subito un danno. Per quanto riguarda questi due mensilità, noi registriamo un totale complessivo di 608 debiti fuori bilancio riconosciuti, di cui per quanto riguarda la lettera A, quindi sentenze passate in giudicato, sono 595 i debiti riconosciuti per un importo di 8.466.802,61 euro. Per la lettera E, quindi spese non coperte in bilancio e che si manifestano in questo caso nel periodo novembre dicembre con l'obbligo della copertura, sono 13 i debiti fuori bilancio riconosciuti per un importo pari a 3.197.771,60 euro. Totale complessivo, come dicevo, sono 608 debiti riconosciuti per un importo di oltre 11 milioni di euro. In questo caso, e ho terminato l'illustrazione anche perché debito per debito ovviamente ci sono tutti gli atti che ne determinano la legittimità e quindi siamo dentro ad una ricognizione e ad un riconoscimento ai fini della predisposizione del bilancio, della legittimità di questi debiti fuori bilancio, in questo caso trova applicazione la sentenza 11 del 2018 della Corte dei Conti Sezione Riunite, nel senso che a tutt'oggi per questi debiti, così come per quelli che matureranno nel 2018, le sezioni riunite ci hanno detto, virgola, modificando altri orientamenti più volte ribaditi, che essi vanno riconosciuti nell'anno stesso, per cui entrano, sono stati collocati, essendocene peraltro la capienza, tutti nell'anno finanziario 2018, a prescindere dalla rateizzazione del pagamento. Quindi noi abbiamo appostato questi debiti con le relative coperture all'interno del bilancio 2018. Ho terminato la mia illustrazione.